Amiche e amici del Gusto delle Stelle, benvenuti all'appuntamento con la nostra trasmissione. Quest'oggi ci troviamo in provincia di Verona, esattamente all'Isola della Scala. Siamo in una delle puntate dedicate all'Unione Regionale delle Province del Veneto e ho il piacere di conoscere quest'oggi il presidente della provincia di Verona, nonché sindaco della città di Isola della Scala. Salutiamo per il nostro pubblico quest'oggi Giovanni Miozzi. Benvenuto presidente. Grazie, grazie. Da capo presidente o sindaco, giusto? Ma fa lo stesso, non è un problema. È un onore entrambe le cariche. Senta, siamo noi onorati perché siamo arrivati nel pieno della 45esima edizione della Fiera del Riso e abbiamo scoperto una realtà straordinaria, presidente. Sì, è un grande avvenimento, non è solo una fiera, io lo dico sempre, è un evento a tutti i livelli. Qui si fa cultura, si fa gastronomia, si fa sport, ci sono insomma tantissime iniziative. Senta, noi quest'oggi abbiamo già sbirciato un po' e non solo qui all'interno del padiglione, ma siamo andati a conoscere alcune realtà importanti del suo comune, della sua provincia. Però possiamo dire che questo è un po' un fiore all'occhiello della sua città? Assolutamente sì, anche perché è un evento che è conosciuto a livello nazionale e questo dà grande prestigio ed orgoglio al nostro paese. Poi tra l'altro è una grande opportunità di vedere tante associazioni messe assieme, questa è veramente una grande vetrina. Sì, perché alle spalle c'è tanto volontariato, sono tutte associazioni di volontariato che lavorano all'interno di questa fiera e danno un contributo essenziale per la riuscita che poi vedrete sarà sicuramente eccezionale. Presidente, se lei è d'accordo, io per questa puntata vorrei che questo diventasse una sorta di studio della nostra trasmissione. Lei è d'accordo? Possiamo fermarci un paio di minuti con lei? Assolutamente sì, certo. Allora guardi, mandiamo subito la nostra sigla di testa e come avrete capito è densa come sempre di tanti ingredienti importanti della nostra trasmissione. Restate con noi qualche secondo e sarà subito il Gusto delle Stelle dalla provincia di Verona. Eccoci qui, dopo la nostra sigla di testa, siamo pronti allora a partire con il Gusto delle Stelle. Dicevamo poco fa, ci troviamo all'Isola della Scala, in provincia di Verona. Sono accanto al presidente della provincia, Giovanni Miozzi, 45esima edizione di questa manifestazione, che non è solo una grande festa, presidente, come vedremo nel corso di queste nostre immagini, ma è anche una grande opportunità di lavoro, è una realtà economica importante per questo paese. Beh, assolutamente sì, anche perché le riserie, grazie anche alla Fiera del Riso, negli ultimi anni sono veramente cresciute, hanno creato dei posti di lavoro e questo per noi è estremamente importante. E poi, diciamo così, con Pondiventiva le riserie hanno anche fatto delle iniziative estremamente importanti, penso, anzi delle trovate direi, penso a tutti quei prodotti cosmetici che abbiamo messo in vendita, prodotti con l'amido di riso, penso ai tanti dolci che abbiamo inventato grazie alla farina di riso, penso anche ai liquori come la grappa, sempre la birra, a base mi dicono anche e la birra che tra l'altro è buonissima, la insomma, fantasia non ha limiti, insomma ci abbiamo messo veramente del nostro e la ricaduta economica dico è veramente importante. Senta presidente, c'è un consorzio importante però per quanto riguarda la realtà del riso qui all'Isola della Scala ed è il consorzio di tutela Riso Vialone Nano Veronesi IGP e non a caso lei sta stringendo la mano ad Ernesto Artegiani che è presidente di questo consorzio. Mi parla un po' del suo consorzio, presidente? Allora, il consorzio di tutela del riso Vialone Nano Veronese è nato nel 1979 per iniziativa di alcuni agricoltori che avevano comunque previsto nello statuto l'obbligatorietà di andare a ricercare la DOC allora. Poi nel 92 eravamo pronti per fare la richiesta, invece è uscita la normativa europea che aveva costituito le IGP e DOP e noi abbiamo fatto domanda di DOP, eravamo già pronti e siamo stati fra i primi a presentare la domanda e ad ottenere anche l'indicazione geografica protetta. Noi siamo tuttora gli unici che hanno una
varietà di riso, cioè un'unica varietà di riso come IGP in un certo territorio. Ecco, noi abbiamo voluto documentare anche il lavoro difficile, diciamolo pure tranquillamente, di questo consorzio e naturalmente di tutti coloro i quali fanno questo lavoro. Però, Presidente, io stamattina ho scoperto una cosa veramente che mi ha incuriosito. Ma è vero che c'è uno chef che è ambasciatore nel mondo del riso? Eh sì, è Gabriele Ferron. È Gabriele Ferron. E allora adesso sveliamo questo piccolo segreto. Con lui adesso avremo il piacere di regalarvi quest'oggi la nostra consueta ricetta, quindi una lezione di cucina più che mai importante. Presidente, io la lascio momentaneamente, però ci ritroviamo nel corso di questa nostra puntata. Va bene. Okay? Vediamoci la ricetta di cucina. Siamo in compagnia di Gabriele Ferron, siamo alla Pila Veccia e con lui parliamo di riso, ma mica di un riso qualsiasi, qui c'è veramente una storia da raccontare. Innanzitutto benvenuto al Gusto delle Stelle. È un piacere. Siamo, grazie, particolarmente felici quest'oggi. Non so se avete notato, abbiamo iniziato sì a parlare di cucina, ma partendo dalla sala del suo ristorante. Questo perché pochi lo fanno, ma noi ci auguriamo che molti ti seguano. La cucina deve stare qui, davanti ai tuoi commensali. Sì, sì, perché io dico sempre che la cucina deve essere come una sala operatoria. Il commensale deve prendere fiducia di chi sta dietro ai fornelli. Non abbiamo niente da nascondere. Esatto, non abbiamo niente da nascondere. Anzi, guardate pure. Senti, io purtroppo ho poco tempo, ma con te vorrei veramente fare uno speciale sul riso, ma non lo possiamo fare adesso. Mi basta partire da una cosa, ambasciatore del riso nel mondo. Ma questo hanno detto, però io mi sento non ambasciatore, mi sento umile servitore di questo grandioso cereale conosciuto in tutto il mondo. Questa è per me una grande emozione, essere a disposizione di questo cereale. Oggi, come avete capito, la puntata è dedicata al riso, ma lui veramente ce lo farà conoscere proprio dall'origine e ci farà vedere come lo porta in tavola, ma non qui in cucina, proprio da dove nasce, da dove lui lo pulisce, da dove lo fa diventare, insomma, una bella realtà. La ricetta di quest'oggi ce la prepari con il vialone nano. Certamente. Sì. Però possiamo dire in gran velocità per le signore che ci seguono da casa, come possiamo differenziarli in fase di cottura, che cosa hanno sostanzialmente? Il vialone nano è un riso molto ricco di amidi, un sapore anche erbaceo forte, di conseguenza io lo prediligo con sapori forti, mentre i carnaroli per insalate di riso e sapori delicati, tipo con il pesce, tipo vediamo con il basilico ad esempio. Ecco, però oggi noi andiamo con il re dei risi e faremo un gran risotto con il radicchio di Verona e il Monte Veronese. Allora, come avete capito, la ricetta è interessante, ci fermiamo qualche istante naturalmente, facciamo una piccolissima pausa qui e con le immagini torniamo a questa grande festa che stiamo seguendo per il nostro pubblico. Così abbiamo fatto la conoscenza anche con il nostro Gabriele, ci torniamo subito per il proseguo di questa lezione importante di cucina che facciamo quest'oggi, ma non so se avete notato, siamo partiti da un premio, lo so che state pensando che il premio sia Camilla, in realtà non è così, Camilla però ci parla di questo premio, cosa è successo? Allora, è un premio che ogni anno l'Ente Fiera organizza per premiare la miglior produzione di riso e quest'anno è andata alla cooperativa La Pila. Si valuta un po' come viene prodotto il riso e quindi si premia, insomma, il fatto che questa cooperativa segue il riso dall'inizio alla fine. Senta Camilla, lei è qui, quindi possiamo dire da un paio di giorni ormai, e ha il polso della situazione. Abbiamo scoperto che ci sono praticamente persone che arrivano da ovunque. Sì. Ma cosa le è capitato di notare? Chi si è fermato in modo particolare a chiedere del riso? Ma tante famiglie sicuramente che valutano la durata, la qualità del riso, anche tanti giovani, qualche straniero, soprattutto tedeschi, per il fatto del gemellaggio, perché il nostro paese è gemellato con una città tedesca. E ecco, insomma, e non è poco. No, e no. Non è poco, e non è poco. Siamo nel vivo della 45esima edizione della Fiera del Riso qui all'Isola della Scala in provincia di Verona. Abbiamo lasciato il presidente Miozzi, presidente
della provincia momentaneamente a seguire l'evento, però io ho il piacere di incontrare Roberto Bonfante, che è direttore dell'ente fiera. Sì. Beh, direttore, lei una certa esperienza se l'è fatta, perché prima l'ha vissuta come organizzatore, adesso è diventato il presidente dell'ente. Allora, io sono più di 30 anni che seguo la Fiera del Riso, perché ho iniziato nel 78, ero allora dipendente comunale che gestiva la fiera, erano le associazioni. Poi è susseguita la Proloco e ora abbiamo dal 2003 l'ente fiera, e quindi scalando un po' le cime, diciamo, sono arrivato a fare il direttore della fiera. Senta, io ho parlato con un po' di gente qui e ho sentito dei numeri incredibili per quanto riguarda i piatti. Certo, noi siamo partiti, come dico, da 40 anni fa che facevamo 3.000 risotti, ora contiamo di fare oltre 400.000. Oltre 400.000 risotti. 400.000 risotti, cioè sono numeri straordinari per certi versi, decisamente. Però bisogna dire una cosa, è vero che la fiera è cresciuta col tempo, ma voi non è che vi siete adagiati sugli allori, andate a fare promozione di questa fiera. Certo, da qualche anno a questa parte siamo andati, direi, in buona parte dell'Europa, perché siamo stati al Parlamento Europeo a Bruxelles, siamo stati a Siviglia, siamo stati a Monaco, siamo stati al G8, l'ultimo che è stato fatto all'Aquila, siamo stati poi in Italia, siamo andati al Parlamento Italiano, siamo andati in Sardegna, e quindi questo scambio poi di partecipazione, diciamo, negli altri paesi, di conseguenza ha portato anche una notorietà, insomma, per la nostra fiera. Senta, io sto per salutarla, abbiamo scoperto che c'è una struttura stabile che è recentissima, di anno in anno aumentate le tensostrutture parallele. Dove andremo a finire di questo passo, direttore? Ma l'obiettivo del presidente è quello di arrivare a 1 milione di risotti, quindi andremo ad allargarci in questa ottica. Allora guardi, quando lei avrà raggiunto l'obiettivo, non occorre che arrivi 1 milione, ma qualche numero in più ci chiami, noi veniamo a testimoniare. E a proposito di testimoniare, qui la Proloco c'entra qualcosa, ma ce n'è stato uno di presidente in modo particolare che merita una menzione. Certo, è Gabriele Ferron, perché essendo una persona che gira il mondo portando la cultura del risotto soprattutto nel mondo, aveva un sacco di idee che poi noi abbiamo sfruttato e quindi abbiamo ottenuto questi risultati. E lei lo sa che noi stiamo realizzando una ricetta all'interno di questa nostra trasmissione proprio con Gabriele? Mi fa molto piacere, perché credo che sia la persona ideale. Seguiamolo allora, il nostro Gabriele. Eccoci di nuovo adesso in compagnia di Gabriele Ferron, siamo all'Isola della Scala nel suo ristorante Pilaveccia. Abbiamo visto prima quelli che sono gli ingredienti e adesso cominciamo a lavorare, anzi Gabriele, cominci tu a lavorare per questa nostra ricetta che regaliamo al pubblico a casa, il risotto al radicchio di Verona mantecato al Monte Veronese. Esclusivamente prodotti del nostro territorio, questa è la cosa fondamentale. Allora qua abbiamo il radicchio, abbiamo già fatto così appassire un po' di cipolla rossa, il radicchio tagliato a julienne, sì, ed eccolo pronto. Lo mettiamo nella padella e qua cominciamo la cottura. Ma mentre cuoce il radicchio, facciamo una cosa interessantissima, la tostatura del riso. Olio extravergine d'oliva, mai burro come prima fase. Verona DOP, eccolo qua. Un velo di olio di oliva extravergine, si scalda la pentola. Rigorosamente l'ideale sarebbe il rame, perché quello è un trasmettitore di calore, esatto, straordinario. Scusa, ecco, però io devo farmi i fatti tuoi. Sì, tostatura. Sì. Qualcuno dice tostatura, sì, tostatura, no? Ma allora, il risotto all'italiana, che sappiamo che è una paternità solo nostra all'italiana, è considerato con la tostatura. Mm-hmm. Però ci sono delle tecniche, e io ne sto usando una in particolar modo per il risotto all'isolana, che è pronipote del risotto col tastasal, risotto ancora prima nel 1700 alla pilota. Quello andava direttamente nel brodo, nella pentola di rame, sulla fiamma da legna, chiaramente perché non c'era il gas, e già nel brodo. Allora, qua abbiamo riscaldato la pentola e il nostro olio e mettiamo un mestolo di riso, qua sono 250 cc, mettiamone un pochino in più, eccolo qua. Stiamo parlando di 4 persone, insomma. Sì, più o meno 4 persone. Però la cosa interessante è che io l'ho dosato, questo dobbiamo ricordarcelo. Lo hai dosato? Dosato, esattissimo. Proseguiamo con la tostatura. Qua è importantissimo, fondamentale,
La tostatura non deve mai essere fatta con una fiamma troppo violenta, altrimenti il riso cristallizza e dopo scoppia, si rompe. Senti, mentre vai con questa fase, abbiamo detto all'inizio di, questa nostra conoscenza, ambasciatore nel mondo del riso, però cominciamo a raccontare anche un po' di aneddoti, perché ci piace curiosare non solo tra i fornelli, ma anche nella vita dei nostri protagonisti. Certo, ad esempio, certo. La domanda sorge spontanea, dove per la prima volta nel mondo hai sorpreso qualcuno con il tuo riso? Ma diciamo che la sorpresa è stata un po' ovunque, perché quando mi vedevano fare questa preparazione, la tostatura, e dopo aggiungere il brodo tutto in una volta, coprirlo e lasciarlo lì, tutti mi guardavano un po' così, dicevano: ma cosa sta facendo? Senza mai mescolare. Allora io ho detto: il risotto va fatto in questo modo. Noi italiani abbiamo ideato questa tecnica di preparazione che si chiama appunto risotto. Però la cosa più bella è stata sulla muraglia cinese. Dai cinesi? Dai cinesi. Li hai sorpresi con il riso cinese? Sì, sì, sì. Non ci credo. Perché loro hanno una cottura dei risi completamente diversi, e quando hanno visto questo nostro vialone nano, vedi, che è piccolo, però quando è cotto aumenta, si gonfia e rimane comunque sempre al dente. Questa è stata una scoperta per loro interessantissima. Ed è interessante anche quello che stiamo scoprendo quest'oggi, decisamente non solo della vita del nostro Gabriele. Abbiamo ancora pochissimi secondi, giusto per capire cosa succede da qui al prossimo nostro incontro, Gabriele. La tostatura ideale, io dico sempre che quando cucino per me non deve esistere l'orario. Lo so. Questione di sensazioni, per me dico, scusate, è come far l'amore, non ci vuole il tempo, perché altrimenti perde tutto il fascino. Sono così, sono degli artisti. La tostatura è al tatto, io prendo in mano una manciata di riso, quando il riso è caldo bollente, vuol dire che la tostatura è arrivata al cuore e noi abbiamo la tostatura perfetta. Allora colgo a volo questa tua battuta, e mentre il riso arriva al cuore, noi adesso torniamo con le immagini a seguire questa festa importante all'Isola della Scala per il nostro pubblico. Poi torniamo in compagnia di Gabriele e vi faremo una sorpresa bellissima. Riprendiamo qui dall'Isola della Scala in provincia di Verona, siamo all'interno di una viva 45esima edizione della Fiera del Riso, sono accanto a Giovanni Miozzi, presidente della provincia di Verona. Abbiamo parlato molto all'interno di questa nostra trasmissione, di questa 45esima edizione, che indubbiamente è anche un veicolo turistico, presidente. Beh, assolutamente sì, anche perché permette di promuovere un territorio che è ricco di storia, è ricco di monumenti, insomma c'è veramente tanto da scoprire, e la nostra fiera lo promuove veramente in modo, diciamo, molto molto buono. Abbiamo parlato anche di associazioni durante questa nostra puntata, io però so che c'è una strada proprio specifica per il riso. Sì, c'è la strada del riso qui a Isola della Scala, che tra l'altro ha un presidente che è Luciano Mirandola, che casualmente abbiamo qui accanto a noi. Sì, è qui con noi. Allora salutiamo Luciano Mirandola, che è presidente della strada del riso. Parlavamo di turismo, certo, con il presidente della provincia, scusatemi questo gioco di parole. Presidente, che cosa significa, di che cosa si occupa la strada del riso? Cos'è soprattutto? Ah, la strada del riso è un'organizzazione, un'associazione di emanazione regionale in base a una legge specifica, che deve promuovere un territorio con un prodotto particolare. Noi abbiamo questa grande fortuna di avere il riso vialone nano, che è un prodotto di altissimo livello, che pervade di sé un territorio. Noi leghiamo a questo la possibilità non solo di mangiarlo, questo ci pensa già l'ente fiera in maniera assolutamente convincente, noi portiamo la gente a vedere tutto quello che c'è attorno, quindi il territorio, l'ambiente, le acque, le architetture, ma anche la gente da questo punto di vista, attraverso una serie di strumenti di promozione, facendo anche conoscere quelli che sono gli altri aspetti del territorio, l'artigianato tipico. E noi questa mattina, lo dico anche al presidente della provincia, abbiamo scoperto un altro ospite di questa nostra trasmissione che veramente fa delle cose uniche e secondo me molto rare. Guardate assieme questo filmato. Ci troviamo adesso a Bovolone, lungo la strada del riso. Qui, dopo la Grande Guerra, si iniziò a costruire il mobile d'arte, mobile che poi è stato esportato in tutto il mondo praticamente.
molti anni dopo questi mobili hanno avuto l'esigenza di essere restaurati. Ecco perché in questa zona ci sono molti laboratori. Però quello che stiamo visitando quest'oggi per voi è decisamente molto particolare. Accanto a me c'è il signor Giovanni Massagrande, che assieme alla sua famiglia si occupa sì di restauri, ma di restauri di opere che hanno la loro originalità, opere sacre. Sì. Perché questa scelta, Giovanni? La scelta mi è stata suggerita dall'amore per la scultura e per l'intaglio e per le cose belle. E anche perché ho sempre considerato che il legno si divide in tre categorie. C'è il legno d'arredo, per il mobile, il legno praticamente per le opere sacre e il legno sonoro per strumenti musicali. Oh, io vedo quest'opera e dico, ma è vero che è finita qui ed erano 150 pezzi sparsi in una chiesa? Sì, erano 150 pezzi sparsi in una chiesa dal momento in cui è caduta, non si sa per quale motivo, si è frantumata. Adesso con un lavoro paziente di qualche mese siamo riusciti a ricomporla tutta, in tutte le sue parti. Posso chiederle se c'è stata un'opera in modo particolare? Lei si sente orgoglioso indubbiamente di tutto quello che ha recuperato. Ce n'è una che vuole menzionare quest'oggi della sua carriera, Giovanni? Era un'opera praticamente del periodo della, ed è un'opera del periodo della Repubblica della Serenissima, ed è una sacrestia che mi ha impegnato per circa 2 anni e mezzo. Due anni e mezzo di lavoro per recuperarla. Sì, perché quella che vediamo è di notevole, in queste immagini. È di notevoli dimensioni. Indubbiamente. Giovanni, io la ringrazio perché veramente ci ha fatto vivere un'esperienza decisamente interessante. Questo è anche il territorio che stiamo visitando quest'oggi. E a proposito di visitare, noi mettiamo in sovrappressione il sito del suo laboratorio perché oltre agli stage con gli studenti potete venirlo a visitare anche voi. Tra l'altro qui ci troviamo all'interno di una villa altrettanto importante. Sì, è una villa che praticamente del 1477, poi ha avuto vari interventi nel 1500, nel 1600 e l'ultimo nel 1771 ed è tutta restaurata e con un fascino straordinario. Posso dire straordinario come tutta la sua vita, Giovanni? Sì. Io la ringrazio e saluto anche la sua famiglia e noi proseguiamo con la nostra puntata. Quante cose stiamo scoprendo quest'oggi, non solo di riso, ma parliamo anche della realtà che rappresenta questo prodotto per il territorio e stiamo carpendo anche tante cose, tanti segreti dal nostro Gabriele Ferron. Qui all'Isola della Scala c'è il suo ristorante, vi ricordo, la Pilavecia, risotto al radicchio di Verona mantecato al Monte Veronese. A che punto siamo della tostatura, ma soprattutto a che punto siamo della ricetta, devo dire? La tostatura è pronta, dobbiamo aggiungere il brodo. Brodo naturale? Brodo di verdure e pochissimo pollo, è quasi un brodo vegetale. Anche qui la dose è fondamentale. Sì, sì, noi abbiamo messo un mestolo di riso e ne mettiamo due, il doppio. È la giusta proporzione? È la giusta proporzione, ma dopo ti faccio scoprire un'altra cosa, guarda, allora. Uno, due, è tutto in ebollizione, vedi, questo deve essere, questo è importante. Ma è vero che tu a questo punto non lo tocchi più il riso? Eccolo qua, noi mettiamo il coperchio. Mettiamo la fiamma al minimo, deve esserci un calore molto tenue. Perché altrimenti il riso che cosa fa se non usiamo la giusta temperatura? Altrimenti non cuoce bene. Qua noi abbiamo messo allora tostatura del riso, abbiamo messo tutto il brodo in una volta e a questo punto noi non lo tocchiamo più. Possiamo tranquillamente prendere un aperitivo con i nostri ospiti oppure possiamo fare un'altra cosa anche, cioè guardare altre comande nel ristorante oppure fare senza preoccuparci. Io posso fare una cosa invece, siccome ho detto nell'intervento precedente che vi avrei fatto vedere una cosa bellissima, io visto che il riso adesso sta fermo qui e noi possiamo allontanarci un attimo, non prendiamo l'aperitivo ma potremmo comunque farlo, facciamo qualche metro in là, andiamo a scoprire che cosa c'è veramente che rende unico questo posto, sei d'accordo? Perfetto, allora andiamo nella vecchia pila. Portami. Benissimo, prego. Eh,
Gabriele, adesso noi prima di commentare queste immagini dobbiamo dire innanzitutto l'origine del nome del tuo ristorante e dove mi hai portato. Qua siamo nella vecchia Pila. Pila vecchia perché è vecchia, risale al 1650. Cioè, fammi capire, quello che stiamo vedendo adesso, i macchinari che stiamo osservando, arrivano da quell'epoca? Eh sì, 1650 originali. Originali. Tutto mosso con l'acqua, anche qui, la parte un po' più moderna. Fammi vedere qui che cosa succede. Ah, qua il riso viene messo in queste buche che contengono circa 10 kg di riso e dopo 6-7 ore di questo movimento il riso si è autopilato, cioè si è autoraffinato. Viene estratto e viene setacciato, cioè diviso il riso buono dalla come si faceva fritta. Ancora nel 1700. Esatto. Poi viene oggi, passato, viene pulito. Perfetto, perfetto. E quello che non supera questo esame, che cosa succede? No, tutto qua supera l'esame perché quando noi facciamo la scelta in campagna è riso IGP, proprio il riso il massimo, il cru. Nella parte che vedo qui invece che cosa succede? Questa è una parte un po' più moderna, già antiquata. Qua abbiamo tutta una serie di macchinari in linea, cioè entra il risone e via via, piano piano, il riso viene raffinato. È antiquata ormai questa situazione perché risale ai primi del Novecento. Ecco. Però mi piace far capire ai nostri telespettatori che tu il riso che porti in tavola ancora lo tratti veramente, fai tutti i passaggi, li fai tu. Sì, sì, sì. Qua, pensa che qua in questa vecchia pila non dobbiamo assumere dipendenti, solo noi di famiglia. 5 generazioni che ci tramandiamo questo mestiere, quest'arte. Oserei dire questa poesia perché qua è un fascino particolare. Indubbiamente. Tuo padre ha avuto una parte fondamentale in tutto questo. Sì, sì, sì. Mio padre prima di morire ha detto ragazzi, quando io non ci sono più, lasciatemi qua nella mia vecchia pila. Però ricordatevi, questa ruota, questo sistema di macchinari deve continuare anche con i nipoti e i figli dei nipoti. Perciò noi non vogliamo tradire mio padre, perciò andremo avanti ancora per generazioni con questa attività storica. E poi pensavate che noi quest'oggi parlavamo solo di riso, eh? Sfornata questa, sfornata, questa è la prima sfornata. Noi siamo passati da una cucina intima che il nostro chef quest'oggi sta riservando al nostro pubblico, nuovamente alla 45esima edizione della Fiera del Riso all'Isola della Scala in provincia di Verona. Guardate alle nostre spalle cosa sta succedendo, centinaia e centinaia di persone che qui si ritrovano per gustare in assoluto il riso più buono. Questa puntata che stiamo realizzando in provincia di Verona, in modo particolare all'Isola della Scala, dove si sta svolgendo la 45esima edizione della Fiera del Riso, sono accanto a Giovanni Miozzi, che è presidente della provincia di Verona. Presidente, in questi anni com'è cresciuta questa fiera? Vediamo che alle spalle la gente arriva a flotte per essere presente a questa manifestazione. Certo, è iniziato come una festa di coloro, degli agricoltori che a fine raccolto si trovavano e festeggiavano il buon raccolto, si è poi trasformata, diciamo così, in un ritrovo in piazza con le associazioni e poi il Comune di Isola Scala una decina d'anni fa ha costituito l'ente fiera, che è l'ente che organizza questo evento, e vediamo bene questa sera quante persone ci sono. Io devo farle anche i complimenti perché ho scoperto che questa struttura, beh, diciamo che è nata proprio per contenere questa manifestazione in linea di massima, poi è stata aperta anche ad altre iniziative ovviamente. Sì, è tra l'altro una struttura unica nel suo genere che va a permettere all'ente fiera veramente di fare queste iniziative, e qui tra l'altro vedete ci sono molte persone che mangiano il tradizionale risotto all'isolana, che è risotto con un po' di carne, di maiale, vitello insieme, oppure i risotti cosiddetti alternativi, che sono i risotti con la verdura, con il pesce. Insomma, diamo la possibilità a chi viene qua veramente di mangiare un buon piatto di riso. E poi dobbiamo dire anche un'altra cosa, Presidente, non si tratta di una realtà locale, perché noi girando abbiamo visto espositori che arrivano un po' da tutta Italia. Eh sì, qui vengono a preparare i loro piatti regione come la Sardegna, la Sicilia, la Toscana, la Lombardia, insomma è proprio una fiera a 360 gradi dove il riso viene presentato in diverse maniere. Cultura, tradizione, storia. E adesso Presidente, io vorrei farle vedere un filmato che abbiamo realizzato questa mattina con una sua concittadina che di riso secondo me ne sa molto di più di noi due. Guardi questo filmato.
E adesso stiamo per raccontarvi una storia, ma una storia veramente bella, eh? Vi commuoverete di sicuro. Innanzitutto vi chiederete cos'è che tengo tra le mani e lo chiedo alla signora Carla. Buongiorno Carla. Buongiorno. Benvenuta alla nostra trasmissione. Grazie. Cos'è Carla? Questo è la messura di Aletto. Sì. Oh, che dici, molto facile. Per tagliare il riso. E così abbiamo anche svelato perché la signora Carla è una mondina. Sì. Anzi, era una mondina, perché adesso è un po' a riposo, diciamolo pure. Purtroppo. Senta, sì. Ma cos'è una mondina, Carla? Cos'è? La mondina è una persona che ha lavorato tanti anni in risaia. Avete capito? Perché adesso io chiedo alla signora Rigiaia. Carla, quanti anni ha lei? 75. Ma dobbiamo riavvolgere il nastro un bel po' di anni. Quando lei aveva 11 anni, ha cominciato a mettere le gambe in acqua perché non c'erano macchinari, c'era bisogno di soldi, c'era povertà. Per mangiare. Per quanti anni ha fatto questo lavoro? Fino a 32 anni, mi diceva? 32 anni? 32, 33. Anno più, anno meno. Anno più, anno meno, siamo lì perché dopo è venuto le macchine. Allora, facciamo vedere innanzitutto questa bellissima foto storica del 58, quando lei aveva 20, 22 anni. Sì. Però mi piace raccontare anche un aneddoto ai nostri telespettatori. Lei, quando era giovane, a un certo punto, per esigenze che abbiamo detto, gli è stato proposto di andare a lavorare a Vercelli. Sì. Quindi lei lascia la famiglia giovanissima e per 40 giorni si trasferisce a Vercelli. Sì, a 17 anni sono partita per Vercelli, avevo 17 anni. Perché il papà ha detto: qua non ci sono soldi, abbiamo bisogno di far quadrare un po' il bilancio. Andava male. Ed è tornata a casa. In una mano aveva un po' di riso. Un po' di riso. E nell'altra un po' di denari. Un po' di denari qua. E lei pensava, sperava, dopo 40 giorni di lavoro duro, mi compro un vestitino. Sì. Invece il papà cosa ha detto? Ha detto che me lo compro l'anno prossimo. Però lei l'anno prossimo non è più partita per Vercelli l'anno successivo. No, perché ho lavorato al Mandello, sempre a Isola della Scala. Allora, mi piace parlare con la signora Carla e vi assicuro il tempo è veramente poco perché, come avete capito, c'è una vita qui da raccontare. Però una volta smessi i panni ufficiali, insomma, lei poi si è sposata, ha fatto dei figli, eccetera. Però adesso c'è questa passione bella che lei ha di tenere vivo un gruppo, un gruppo di mondine, che sono le mondine dell'Isola della Scala. Sì. E da quanti anni è lì adesso nel gruppo? Perché adesso lei è la presidente. Sono presidente, dunque lei... Più o meno. Le sarà 25 anni. Voi non vi rendete conto, ma non solo per il gusto delle stelle, ma la signora ha fatto un sacco di trasmissioni importanti, quindi noi la ringraziamo per averci ospitati a casa sua innanzitutto, per averci raccontato un po' della sua vita. Sì. E per averci regalato... Queste sono le mie testimonianze. Tante emozioni. Posso metterlo sul mio? Ma se lo metta. Come sto? Bene. Metta su del suo così chiudiamo bene. Grazie Carla. Grazie a lei. Posso darle un bacio? Sì. Di vero cuore. Grazie. Gabriele, ultima incursione nella tua cucina, anche perché la sala sta aspettando, i commensali stanno arrivando. Ultima fase della nostra ricetta che regala al nostro pubblico. Vi ricordo il risotto al radicchio di Verona mantecato, proprio ultimi secondi. È proprio un fatto, come si dice, scoprire l'ultimo segreto. Eccolo qua, il riso è pronto. Fantastico. Il riso è pronto. Uniamo il radicchio che abbiamo cotto precedentemente e cominciamo con la fase di mantecatura. Mentre vai di mantecatura, vedo anche del burro, immagino ci sarà una nuccia di burro, pochissimo, un po' sempre di olio extravergine di oliva crudo, che è una cosa importante. Del lago di Garda, vi ricordo? Sì, fondamentale. Gabriele, torniamo invece all'ambasciatore. Dai, abbiamo detto della tua prima incursione in Giappone, in Cina, adesso non ricordo più dove sei andato per la prima volta, ma insomma c'è un altro aneddoto che ci vuoi raccontare della tua... Non ti chiedo neanche quanti chilometri hai fatto. Sai, i viaggi, i posti da vedere dove sono stato innumerevoli, però quello che mi ha sbalordito, che mi ha entusiasmato di più, io credo sia stato a Dubai. Questo in quel famoso hotel a vela, no? 7 stelle, tutto quanto questo lusso, questo sfarzo. E
quando mi hanno chiesto di fare questo risotto, io gliel'ho fatto e hanno visto la semplicità con la quale io preparavo questo risotto. Allora hanno detto, ma fare un risotto è semplicissimo. Eh sì, allora gli ho fatto vedere, se lì c'ero seco, anche venuto lì a vedere, caspita, perché... E dopo ho voluto assaggiare e gli ho fatto un risotto con il loro pesce, pescato fresco. Quindi hai fatto questo matrimonio culinario. Una cosa fantastica. E gli ho detto rigorosamente vialone nano. Però sono rimasti stupiti perché hanno visto questo piccolo chicco, che era veramente piccolo, e una volta cotto invece si gonfia e rimane al dente. Senti, non solo loro stupiti, ma anch'io lo sono, e sono particolarmente curioso perché sento questo profumo che sale al naso. Non vedo l'ora di assaggiare, se tu concedi naturalmente. Sì, certamente, Gabriele. guarda. Certamente, qua così vedi. Questo nella fase di manticatura è importante, perché io pensavo che tu il formaggio veronese me lo mettessi proprio nell'ultimo istante, invece lo metti qui. Eh sì, però la fiamma è spenta, vedi? Un altro pochino di brodo per dare la cremosità, sì. Ecco qua, non si mette mai panna, guai, la panna... Bandita. Sì. Ecco, in questo momento il riso rilascia tutto il suo amido e questa è la fase particolare, è utile e importante quanto la tostatura. Per avere un riso al dente, per avere un riso ben mantecato, un buon risotto, ed ecco che è pronto. E Dio pensi che non lo sia? Perfetto. Gabriele. Allora, andiamo qua. Guardate, perché questa è poesia, che si fa immagine. Sai che sono più curioso del solito, ecco, questo. E io qua metterei un altro pochino di questo olio fragrante che gli dà fragranza, e praticamente gli dà territorio. Ecco, un pochino d'olio. Signori, buon appetito. E io direi, tu sei diventato ormai un amico, io voglio farti assaggiare questo timbocco quasi, guarda. No, voglio, ma guardate, farti... da lui, dall'ambasciatore del riso nel mondo. Ecco, vai. Qua. Gabriele, di solito cerco delle parole, io adesso non le ho, perdonami. Possiamo fare una cosa? Sì, prego. Io vado avanti. E vai, ti do la mia forchetta. Però... Guarda la cosa, guarda la mia forchetta firmata Gabriele Ferron, perché questa è una forchetta cucchiaio per accogliere bene il risotto. Capite perché faccio il gusto delle stelle? Ma vi rendete conto? Ascoltami Gabriele, io voglio ringraziarti veramente di cuore, perché innanzitutto ci hai dato una disponibilità estrema quest'oggi per realizzare questa ricetta, ma non solo, ci hai aperto il cuore, perché ci hai parlato di te, della tua famiglia, della tua storia, e abbiamo sentito dalla tua voce l'emozione, che è la cosa più bella, la cosa più vera. Il riso è la mia vita. Io, guarda, ti dirò, sai, che io sono un uomo felice perché in tasca hai sempre del riso. Perché tu sai che il riso, oltre a sfamare tre quarti della popolazione mondiale, ha anche una grandissima simbologia. Prosperità, fertilità, gioia, ricchezza. La ricchezza d'animo, non dei soldi che non servono a niente. Ti prego, Gabriele. E io ti dono allora tre chicchi di riso. Uno, due, tre. È come se lo donassi questo riso a tutti i nostri amici telespettatori. Io ti dico... Prendi questo riso, non perderlo mai, portalo sempre con te. Questo farò. Grazie Gabriele, grazie di cuore veramente. Venitelo a trovare, perché credo che dopo quello che avete visto ne valga veramente la pena. Io però adesso, quando ho finito, vado alla ricerca di un vino che si sposi bene con il tuo piatto straordinario. Ah, perfetto, perché tu sai, vero, che a Verona c'è un detto famoso, che il riso nasce nell'acqua ma muore nel vino. È fondamentale, perché non si può gustare un risotto bevendo dell'acqua o della birra, solo del vino. È una cosa, un connubio spettacolare. Grazie Gabriele. Buon appetito. Il suggerimento era quello di cercare un vino bianco ed io dall'Isola della Scala ho fatto qualche passo in là, insomma siamo arrivati alla DOC più vicina, che tra l'altro è una DOC giovane, è la DOC Arcole, ma ne parlo con il nostro ospite. Vado a salutare per il gusto delle stelle Emilio Bixio, in duplice veste. Allora, lei è vicepresidente della nuova DOC, giovane DOC, chiamiamola così, ma è anche produttore. Andiamo per ordine, parliamo della nuova DOC, della giovane DOC, come l'ho definita. Allora, la DOC Arcole nasce nel 2000, quindi è la più giovane DOC in provincia di Verona, e comunque è una DOC abbastanza estesa che va a ridosso e appena a sud delle DOC più importanti che ci sono. Senta, noi stiamo parlando di un risotto a radicchio con il nostro chef, mi ha detto bianco. Che bianco si parla in questo caso?
a sud di Verona si coltivano i vitigni del Pinot Grigio, in particolare che è il bianco che io suggerisco, perché è un vino fresco, fruttato, con una leggera nota di mela verde e quindi leggermente acidulo, che fa proprio al caso giusto con un risotto come proposto da Gabriele. Però vorrei chiederle anche di parlarci di questo, che non è un rosso qualsiasi. Allora, stiamo parlando di quello che per la DOC Accole è il cavallo di battaglia. Praticamente, essendo in provincia di Verona, ci siamo rifatti un po' a quelle che sono le nostre tradizioni locali, quindi l'appassimento. Nella zona dell'Arcole abbiamo i vitigni Cabernet e Merlot in particolare, e spingendo attraverso questo metodo tradizionale dell'appassimento siamo riusciti a fare quello che io posso definire un pseudo marone, la marone dell'Est Veronese, appunto, che si chiama Nero d'Arcole. Lo racconta ai nostri telespettatori che ci seguono da casa, eh? Sì. Allora, perché io sono molto incuriosito, anche soprattutto in virtù del fatto che lei mi parla di un vino impegnativo da abbinare a un risotto, un rosso da abbinare a un risotto. Certamente, è un vino che, come dicevo, proprio per l'appassimento, nel momento in cui poi viene vinificato, ha un corpo, una piacevolezza, un'importanza tale che con un risotto e la carne naturalmente è l'abbinamento più giusto, più corretto. Stiamo parlando di una gradazione importante. Importante, siamo intorno ai 15 gradi e mezzo, e questo vino fa sì appunto che si abbini con piatti importanti. Allora, io ringrazio Emilio Bixio, vi ricordo anche tra l'altro il produttore della sua azienda, la Desmontà. Adesso noi torniamo all'Isola della Scala per la nostra conclusione di puntata, in puntata decisamente importante dedicata al riso. Eccoci qua pronti a concludere questa puntata speciale che abbiamo dedicato alla 45esima edizione della Fiera del Riso. Siamo all'Isola della Scala in provincia di Verona, vi ricordo, accanto a me il presidente della provincia di Verona, Giovanni Miozzi. Presidente, in questa puntata, in questo tempo che abbiamo trascorso all'Isola della Scala, veramente mi è capitata l'occasione di conoscere delle persone straordinarie, tutte con una storia alle spalle, con un segno che viene lasciato sicuramente, ma un gesto di simpatia quest'oggi io l'ho avuto da un suo ambasciatore nel mondo, perché quando si parla di riso nel mondo, dobbiamo ricordare che la ricetta quest'oggi ce l'ha regalata Gabriele Ferron, mi ha fatto un regalo che per me ha un valore inestimabile, mi ha regalato 3 chicchi di riso che sono un suo portafortuna, con grazie, l'augurio per me perché possa andare tutto bene. Grazie. E a questo augurio io vorrei agganciarmi in qualche modo con lei, perché questa non è solo una manifestazione fine a se stessa, ma però ci sono tante iniziative umanitarie che gravitano attorno. Sì, assolutamente sì, se pensiamo che solo all'interno di questo padiglione hanno lavorato 150 ragazzi che hanno potuto prendersi un piccolo contributo per gli studi, hanno lavorato 70 persone che hanno perso il posto di lavoro e dunque abbiamo aiutato queste famiglie. E poi abbiamo messo in piedi iniziative fondamentali, a mio avviso, come la condivisione di un progetto con Teleton, e speriamo che tra l'altro nel giro di qualche anno diventi questa una tappa definitiva di questa iniziativa, che io la considero veramente veramente importante. E poi abbiamo anche dato la possibilità alle persone diversamente abili di confrontarsi ai fornelli con una bella sfida, è stata veramente una cosa stupenda, e abbiamo ospitato anche gli amici senza tetto della nostra provincia. Insomma, abbiamo messo in piedi tantissime iniziative dal punto di vista sociale a sostegno di queste persone più sfortunate, e questo per noi è una grande soddisfazione, perché non è solo marketing, non è solo promozione di un grande territorio, di un grande prodotto che è il riso violoniano, ma è anche un momento di aiuto e di condivisione, purtroppo, di alcune situazioni che vanno così sostenute. Presidente, io la ringrazio per il suo intervento, voglio ringraziare anche il pubblico che ci segue da casa. Noi siamo certi quest'oggi di aver regalato veramente dei contributi importanti, e ricordatevi di Isola della Scala non solo in occasione di questa fiera importante, l'appuntamento ovviamente è già rimandato alla 46esima edizione. Intanto vi ringraziamo per aver scelto ancora una volta la nostra compagnia, ci vediamo fra 7 giorni, e ringrazio Giovanni Miozzi, presidente della provincia di Verona, nonché sindaco di Isola della Scala. Grazie, buonasera. Grazie a lei, arrivederci. Grazie.